Settimana dall'8 al 14, vediamo se stavolta riusciamo a fare questo video che è stato interrotto più volte, se no rimandiamo a più tardi. Allora, ecco, acquario. Allora, acquario. Vediamo com'è intanto questa settimana che inizia in maniera col botto. Inizia con un'eclissi di sole in Ariete con luna nuova in Ariete. È un'eclissi particolare, se ne è parlato tanto, se ne sta parlando tanto, se ne racconterà tanto, sono convinta. Chiude il corridoio di eclissi che si è aperto il giorno 25 con l'eclissi di luna in bilancia. Chiude un corridoio molto forte di energie. Abbiamo tutti visto quanto possiamo essere nervosi, quante cose stanno accadendo. Abbiamo notato che quanto si muove la Terra in questo momento. Da tutte le parti del mondo si sta muovendo. Potrebbe essere effetto dell'eclissi. Io uso sempre il condizionale. Però vediamo un attimo come è disposto questo cielo. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi, di cliccare sulla campanella, sarete sempre avvisati dei prossimi video. Di mettere il like a questo video sarà diviso in due, una parte tarocchi e una parte oracoli. Non sono previsioni perché non siamo veggenti, non siamo oroscopi, non sono oroscopi perché gli oroscopi non si possono fare con le carte. È semplicemente un modo di mandare un messaggio. Se siete finiti in questo video, significa che c'è un messaggio per voi. Di volta in volta, chiaramente, i messaggi cambiano, cambiano anche le disposizioni planetarie, che è quelle che vado a raccontare. Quali sono questa settimana? Beh, grandissima forza nei segni di fuoco, chiaramente, che hanno la luna nuova in Ariete, si ricomincia da capo. Questa è una luna nuova che ci racconta di ricominciare da capo, ragazzi, ricominciamo il ciclo. Quindi tutto quello che vogliamo manifestare, questo è il momento giusto, anche se c'è l'eclissi. Dopodiché, vi ricordo la luna nuova è alle 8:20, alle 20:20 credo della sera, quindi manifestate quando l'orario in cui non c'è l'eclissi, mi raccomando, se possibile manifestate intorno a quell'orario. Tanto l'eclissi dura 5 minuti. Dopodiché, vediamo cosa possiamo dirvi. Venere è in Ariete. Una Venere che in Ariete non è esattamente brillante, però una Venere che ci fa scalpitare, che ci porta alla conquista anche dell'inconquistabile, che a volte ci fa scambiare per amore anche le passioni, no? Quell'attimo di passione, quell'attrazione fisica, una Venere che mette in primo posto l'io, che dice stavolta ti vengo a prendere, se non sei ancora venuto ti vengo a prendere io. Questa è una Venere molto particolare, quella in Ariete. È una Venere che ricomincia il giro anche quella. Mercurio. Mercurio retrogrado, ahimè, sappiamo tutti quali sono gli effetti di Mercurio retrogrado, sempre in Ariete. È il Sole in Ariete, quindi vedete che forza che ha l'Ariete, ma che forza che hanno questo, che ha questo segno, che hanno i segni di fuoco. In Toro, Giove ed Urano stanno per congiungersi, ma sarà la settimana prossima, ne parleremo. Anche lì è un evento molto particolare perché è una congiunzione che tra l'altro è in quadratura con Plutone, quindi effetto botto, come dico io, ma ne parliamo la settimana prossima. E sono in Toro. In Pesci continuano ad esserci Saturno, Marte e Nettuno e in acquario Plutone. Ok, quindi l'acquario è questo Plutone per ora che è dentro il suo segno, però ricordiamoci che tutte le energie che sono in Ariete sono favorevoli, sono positive, quindi si combinano con questo Plutone. Ok, quindi diciamo che è una combinazione abbastanza forte. Abbiamo il Sole, la Luna nuova, Plutone, l'eclissi, ragazzi, l'eclissi. Mercurio, Venere, grande forza per l'acquario, dobbiamo dirlo, anche se ancora c'è quella quadratura forte con i pianeti in Toro. La vera forza l'acquario la prenderà soprattutto da maggio, okay? Quando finalmente Giove slitterà in Gemelli, però i segni d'aria poi ne parleremo, che insomma finalmente si toglieranno una serie di difficoltà.
di momento di difficoltà. Ricordo sempre che quadrature opposizioni non sono terribili, semplicemente con le quadrature, soprattutto alcune cose vengono imposte, ci si impone di svoltare in alcuni posti dove magari non vorremmo, con le opposizioni invece ci si confronta, ok? Però è un discorso un po' lato. Allora, 7 di spade per l'acquario. Qui c'è ambiguità. Qui c'è qualcuno che si muove furtivo. Si muove furtivo, si mostra furtivo, si mostra con una maschera. La sensazione che mi arriva da questa carta è che l'acquario in qualche modo stia lottando contro il tempo. Non lo so perché mi arriva il tempo in questa carta. Stia lottando contro il tempo e non è contento di comportarsi in questa maniera. O perché non è lui che si comporta in questa maniera poco chiara, e quindi è vittima praticamente di persone ambigue, oppure perché questa ambiguità non gli piace, ok? Probabilmente è un acquario che si sta mascherando. Andiamo a vedere comunque, andiamo a vedere. Perché questo 7 di spade? Perché questo 7 di spade? Perché questo muoversi così alla chetichella? Energia interna, la papessa, energia esterna, la regina di spade, il 9 di spade. Vedete quante spade? Qui c'è proprio un problema di pensiero che è negativo. Ci sono dei segreti che tengono sveglio l'acquario, che non lo fanno dormire. Sono quasi dei mostri, ok? Potrebbero essere segreti vostri o di altre persone. Persone che non si mostrano per quello che è o che non vi dicono quello che è, e questa cosa chiaramente vi fa chiudere dentro voi. Vedete che le spade chiudono la persona, ma soprattutto vi archigliano la vostra mente di pensieri assolutamente negativi. Ok, andiamo a vedere che. Molta energia femminile, comunque, in ogni caso, quest'acquario questa settimana. Molto intuito. Questo è un acquario che è molto, molto intuitivo. Molto intuitivo. È come se intuisse che dall'altra parte non c'è chiarezza e questa cosa lo fa stare male. Ok, vediamo. Il 9 di bastoni, ancora un altro 9. La torre. Il mondo, il 5 di spade, il paggio di denari e il re di coppe. Il problema principale sembra proprio essere relativamente a una situazione che coinvolge le emozioni. Potrebbe essere con una persona conosciuta sui social, potrebbe essere con una persona che non fa parte della vostra cerchia, per religione, per nazione, per cultura, ok? È qualcuno che al di là potrebbe essere che invece in qualche modo sia arrivato al capolinea di una storia. Guardate quanti serpenti. Abbiamo due serpenti in queste carte. Questo è indicativo di un momento, sia potrebbe essere di modifica, ok? Sta cambiando pelle l'acquario. Probabilmente sta cambiando pelle e non lo vuole fare vedere che sta cambiando pelle, sta modificando il suo stesso pensiero. Questa cosa chiaramente non è semplice da gestire. Perché lo fa? Perché è un acquario che tenta di difendersi da crolli, di difendersi da cambiamenti radicali di vita. È come se conosce la strada l'acquario, sa che sta finendo un ciclo, ma è come se volesse mettere i bastoni a questa fine, come se non volesse fare finire un ciclo, una situazione, un periodo della sua vita. Sta finendo un periodo. Acquario, ma lo sappiamo tutti che questo è un anno radicale, questo mese soprattutto, ma è un anno radicale. Sta finendo qualcosa, qualcosa di importante sta finendo.
E per cominciare qualcosa di nuovo, probabilmente, stranamente, perché l'acquario è aperto alle novità, stranamente, però questa novità la vediamo come troppo, è quasi paralizzante perché è troppo forte, è proprio destabilizzante la torre, è una novità che una vita davanti a noi che si prospetta, il pensiero di una vita che è completamente diversa da quella che abbiamo condotto finora. Perché qualcosa si chiude, qualcosa si chiude. E non è negativo, perché la carta del mondo al dritto, non è negativo, però l'acquario la intende come negativa. I serpenti mi dicono che è un acquario che stranamente ha paura di questa chiusura, ok? Oppure che avverte di dover chiudere, ecco, ci potrebbe essere un'altra che avverte di dover chiudere una situazione perché? Perché ci sono persone serpenti, ovvero sia ci sono persone sette di spade, poco chiare, ambigue, pericolose per la propria salute mentale, ok? È un acquario che vuole dare, un acquario che è disposto ad amare, un acquario che è disposto a mettersi in gioco, che ha incontrato una persona del genere, ma io penso che sia disposto a costruire, disposto ad andare avanti, ma per farlo deve buttare giù tutta una serie di situazioni assodate, ok? Ripeto, è un acquario che fa a pugni col proprio pensiero, con la propria testa. Perché? Perché è convinto che ci siano delle situazioni o delle persone infide attorno a lui. Guardate quanti serpenti, infide, ok? Quindi in qualche modo sa che un crollo, un ribaltamento, ecco, di certe situazioni è fisiologico, è la soluzione a cui si sta andando. È una soluzione che però l'acquario in qualche modo tenta di rinviare, ok? Tenta di mettere le barriere, le difese a questa soluzione. Quindi questa è una settimana in cui tenterà di aggrapparsi a certi pensieri, a certe cose, proprio per evitare che crolli, ma non sono sicura perché mi sembra che invece qui lo scompiglio avviene. È uno scompiglio che avviene per poi comunque, quello è il paggio di denari, costruire per mettere in atto una situazione migliorativa, quindi c'è una situazione migliorativa davanti a voi. Per farlo dovete però buttare a terra quello che finora avete conosciuto e non è un pensiero che vi aggrada. Andiamo a vedere adesso esternamente la regina di spade. Quindi qualcuno esternamente a voi vi mette i limiti, vi mette i confini. Un giorno è dolce come sti fiori, un giorno agli aculei. Quindi, insomma, è anche una persona che un po' di testa vi fa andare. Otto di persona, situazione. Otto di bastoni, asso di denari. Ah, perfetto questo. Cavaliere di spade, appeso. Cinque di bastoni. Anche qui. Di base c'è il conflitto questa settimana per l'acquario, può essere con qualcun altro, può essere nella propria testa, perché c'è la voglia di muoversi, ci sono situazioni che si muovono molto velocemente, che ti danno l'idea di aprirsi al nuovo lavorativamente, in situazioni più stabili, situazioni in cui avete bisogno di essere centrati, in cui dovete centrare diritto all'obiettivo. Però c'è l'attesa, c'è il bisogno di vedere le cose da altre prospettive e guardate qui, ci potrebbero essere in questa attesa, in questo bisogno di confronto, ecco il bisogno di confronto, ci potrebbero essere litigi, momenti di tensione, quindi occhio a momenti di tensione dovuti al fatto che si sta cercando di capire come muoversi in determinate situazioni e soprattutto come arrivare a certi obiettivi. Certi obiettivi che minacciano di sconvolgerci la vita, ok? Quindi l'acquario attento perché qui c'è veramente uno sconvolgimento di vita. Interessante il fatto che il movimento potrebbe essere veloce proprio per l'apertura di nuove occasioni, ok? Adesso andiamo a vedere piano piano
è un acquario che veramente pensa tantissimo, e quando mai, ma che veramente rischia di esplodere, ragazzi, questa settimana. L'orso e l'ilium. Allora, sono delle carte molto belle che ci dicono. L'orso, per esempio, ci indica il successo, quindi effettivamente l'asso di denari, no? C'è un momento di successo questa settimana, state arrivando a quello che avete voluto. Il problema è che forse ci arrivate in una maniera troppo veloce o ci arrivate in una maniera. Questa è molto bella perché mi indica la felicità, cioè la felicità a portata di mano, acquario. Il problema è che per arrivarci dovete buttare a terra tutta una serie di credenze, di convenzioni, di situazioni in cui state vivendo o in cui state credendo. Ok? La profezia interessante. Vedete, qua c'è una persona con le ali. È una persona con le ali nonostante il peso non sia esattamente forma. E a volte, dietro situazioni pesanti, alla fine si nascondono invece le occasioni per volare, per prendere il volo. Occhio alla profezia. È interessante, il terzo occhio è aperto. Io ho detto poco fa. Grande intuizione questa settimana per l'acquario, quindi potrete avere dei sogni, ok? Quindi occhio ai sogni che fate, potrebbero essere veritieri. Potrebbe l'universo parlarvi questa settimana in modi, voi sapete come parla l'universo, no? Quindi acuite la audiosenzienza, o come diavolo si chiama, in questo momento non mi viene. Acuite i vostri sensi, saranno già molto acuti, ma ascoltate l'universo, vi può arrivare tramite una canzone, un nome, una trasmissione alla radio, la radio, la televisione, quello che volete, il discorso di gli amanti col re di coppe, di nuovo col re di Raffaele, ragazzi. Qui c'è il bisogno di scegliere, di fare una scelta questa settimana ed è una scelta che secondo me l'acquario non ama molto fare, nel senso perché lo costringerebbe ad allontanarsi da ciò che invece lo trattiene, a volare anche in ambienti che sono sconosciuti, ma è una scelta che va fatta in nome dell'amore, della passione. Vorrei dirti come mi sento e ho paura quasi di contattarti, quindi c'è qualcuno che ha dei sentimenti, potreste essere voi, potrebbe essere l'altra persona. Questo non è detto che sia per forza una persona, un rapporto di coppia, ok? Qui si potrebbe essere un rapporto di amicizia, un rapporto familiare, anche se gli amanti mi danno un'indicazione, ok? Però potrebbe essere che su quel essere ottimista. Adesso andiamo a fare il conto, eh? È successo davanti a te. Ragazzi, qui le carte sono molto, molto, molto positive. Il problema è che è un acquario che ha paura di questo momento positivo, ha paura di spiegare le sue ali. Guardate, mi vengono subito. Le ali qui e le ali qui e le ali qui, chiaramente questi sono gli arcangeli, ma anche questa figura in qualche modo ha le ali. Nonostante tutto, anche questa figura tetra così brutta sembra avere ali se la guardiamo da un'altra prospettiva. Quindi, vabbè, che c'è, di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Qui c'è proprio l'amore, la connessione amorosa con qualcuno, eh. È una connessione che vi spinge a volare, che vi spinge a mettere in scena veramente una nuova vita. Però per farlo bisogna distruggere tutto quello che finora avete pensato, ok? E non è facile, chiaramente. Potrebbe essere
relativamente a una situazione lavorativa, una situazione economica, un avanzamento. Questo è un acquario che ha tantissime idee, ok? Tante, tante idee. Ed è il momento giusto per manifestare, le opportunità si stanno avvicinando. Questo è un momento in cui finalmente mettersi all'azione, acquario. Non devi aver paura, non devi lasciare che il tuo passato, la tua situazione ti trattengano. Queste ali sono fatte per volare. Lascia stare i pesi di qualsiasi pensiero negativo tu abbia, questo è il momento di volare. Ok, acquario, bellissima, bellissima stesa, anche se questa è una settimana di grande fervore mentale, di grande lavorio, però bellissima stesa. Acquario, ci vediamo la settimana prossima, bye bye.